Agota Christoph, Il grande quaderno. Primo libro della trilogia della città di Kappa. 53. L'arrivo dei nuovi stranieri. Dopo la partenza di nostra cugina andiamo in città per vedere quello che succede. A ogni angolo di strada c'è un carro armato. Sulla piazza grande camion, camionette, moto, sidecar e dappertutto molti soldati. Sulla piazza del mercato, che non è asfaltata, montano delle tende e installano delle cucine da campo. Quando passiamo di fianco a loro ci sorridono, ci parlano, ma noi non capiamo quello che dicono. A parte i soldati, in strada non c'è nessuno. Le porte delle case sono chiuse, le imposte serrate, le saracinesche dei negozi abbassate. Torniamo a casa e diciamo a nonna: è tutto calmo in città. Sghignazza. Adesso si stanno riposando, ma oggi pomeriggio vedrete. Cosa deve succedere, nonna? Faranno una perquisizione. Entreranno dappertutto e frugheranno. E prenderanno quello che vorranno. Ho già vissuto una guerra. So già quello che succede. Noi non abbiamo niente da temere. Non c'è niente da prendere qui. E io so parlare la loro lingua. Ma cosa cercano, nonna? Spie, armi, munizioni, orologio, oro, donne. Nel pomeriggio, difatti, i militari cominciano a frugare sistematicamente le case. Se non aprono, loro sparano in aria, poi sfondano la porta. Molte case sono vuote. Gli abitanti se ne sono andati definitivamente o si nascondono nella foresta. Queste case disabitate sono perquisite come le altre, così come tutti i negozi e le botteghe. Dopo il passaggio dei soldati sono i ladri che invadono i negozi e le case abbandonate. I ladri sono soprattutto vecchi e bambini, anche qualche donna, che non hanno paura di niente o che sono poveri. Incontriamo Labbro Leporino, ha le braccia cariche di vestiti e di scarpe. Ci dice: sbrigatevi finché c'è qualcosa da prendere. Io è la terza volta che faccio la spesa. Entriamo nella libreria. La porta è sfondata. Lì non c'è che qualche ragazzo più piccolo di noi. Prendono delle matite e dei gessetti colorati, delle gomme, dei temperini, delle cartelle. Scegliamo tranquillamente quello di cui abbiamo bisogno. Un'enciclopedia completa in più volumi. Matite e carta. Per strada un vecchio e una vecchia si accapigliano per un prosciutto affumicato. Sono circondate da persone che sghignazzano e li incitano. La donna graffia il volto del vecchio e alla fine è lei a prendersi il prosciutto. I ladri si ubriacano con l'alcol rubato, si azzuffano, rompono le finestre delle case, le vetrine dei negozi che hanno saccheggiato. Rompono il vasellame, gettano a terra gli oggetti di cui non hanno bisogno o che non possono portare via. Anche i soldati bevono e tornano nelle case, ma questa volta per cercare le donne. Si odono ovunque colpi di armi da fuoco e le grida delle donne violentate. Sulla piazza grande un soldato suona la fisarmonica. Altri soldati ballano e cantano.